primo, perlomeno pari merito con il tedesco Fabian Ambiken, che gli è stato davanti per un'inezia, soli 13 millesimi. Ma intanto andiamo a chiudere questa prima giornata degli europei di ritmica con la bulgara, la Simona Pejceva. L'appuntamento è poi alla domenica pomeriggio in diretta con la finale dei quattro attrezzi, dove al nastro, palla, clavette e fune si saranno classificate le migliori otto atlete. Non hanno raggiunto Zancanaro e Laurito la finale in nessuno di questi attrezzi. Al momento fuori la Giulietta Cantalupi per quanto riguarda la fune. Come sempre, grande dinamismo per questa ginnasta. Che caratterizza il proprio esercizio con serie di saltelli e con salti di buona ampiezza. Purtroppo anche la Giulietta Cantalupi non ha raggiunto nessuna delle finali, è però decima ed è la seconda delle riserve per quanto riguarda invece la finale al nastro. Credo sia un risultato veramente di ottimo livello e posso dire anche un po' inatteso. E E ci soprattutto comunque ci congratuliamo, fa piacere molto che piacere. Giulietta Cantalupi raggiunga le finali, essendo tra le prime 20. Adesso in attesa di sapere quello che Pejceva sarà l'ultimo giudizio, ma chiuderà quasi sicuramente al sesto posto. Giulietta Cantalupi chiude quattordicesima questa edizione degli europei, la prima da capitana della Nazionale Azzurra. Ricordiamo, nel periodo non collegato sono state le prove alle clavette al nastro della Beatrice Zancanaro e dell'atleta di Gallarate Romina Laurito alla palla e alla fune. Di nuovo ci fanno vedere l'allenatrice della Pejceva che accompagna con lo sguardo come ha